Una partita molto importante quella di questa sera con il Belgio, in caso l'abbiamo detto di successo saremmo già pronti ad andare in Olanda per giocare con le più grandi formazioni del calcio a 5 europeo. Un CT Bellarte che fin qui è a punteggio pieno, vedete Miarelli tre pali, Murillo, Alex Merlin, Gabriel Motta, Japa Vieira, questi sono i 5 proposti in avvio dal CT della Nazionale. Andiamo a vedere anche il Belgio che si schiera con Idrissi, Sabapti, Adnan, Diniz e Dillien. Queste le scelte di Karim Bakar, come del resto anche il 6-1 però della Finlandia proprio al Montenegro, che ha dato fiato alla formazione di Micho Martic. Ed è subito l'Italia protagonista con Alex Merlin, fermato al momento del possibile tiro, ma c'è Japa Vieira ancora, Japa Vieira! Non salta l'uomo, ed è una notizia. Allora, i nostri avversari hanno un'opportunità con Diniz, si fa trovare pronto Miarelli. Eccolo Merlin, funziona le sue finte, poi ottima imbucata all'indirizzo di Japa Vieira, ottima parata di Idrissi. Si va ancora a cercare chi, le sue finte, chi si accentra, va alla conclusione! Mentre proviamo dalla lunghissima distanza la traversa piena, quella di Tematos, dipenderà ancora con il Belgio in possesso. Questa è sicuramente la migliore occasione per i nostri avversari fin qui. Arriva un'altra conclusione e stavolta Miarelli è bravo. Cesaroni, saltato dietro l'uomo, Cesaroni da solo, scarico per Japa Vieira, nuova traversa. Sì, volevo tornare sull'uno contro uno di Merlin e di come lo affronta il Belgio, tanto vediamo prima questa azione. Vediamo però Raul, per vie centrali c'è il vantaggio del Belgio con Dillien, ottimo pallone, ottima imbucata da parte del numero 4 avversario, Raul, scarico all'indietro, conclusione potente, ancora ci salva la traversa ma ci salva anche Miarelli su questo tiro di Diniz. Ghi si gira benissimo, ottimo lavoro di Ghi, stavolta un'altra parata. E che ci darebbe in caso di ritorno di possesso palla anche una porta sguarnita, io penso che ne abbiano parlato. E questo intanto è Miarelli, mentre Merlin porta a spasso gli avversari, siamo nell'ultimo minuto di gioco. Arriva grande gol di Merlin che riapre completamente i giochi, stavolta se lo sono perso. E intanto Adnan fa ripartire il secondo tempo, subito il Belgio. Ghi, uno contro uno, Ghi, le sue finte, palla sul sinistro, traversa piena. Ghi, ottimo lavoro, Murillo da solo, c'è l'assist e non troviamo con Cesaroni il gol del vantaggio. De Matos, attenzione al break dei nostri avversari, bravissimo Miarelli, poi ancora Leo. Seguiamo il Belgio e seguiamo soprattutto Miarelli. Seguiamo Motta, il palo di Motta, si è girato benissimo. De Matos e poi arriva Japa Vieira sul pallone di De Matos, il vantaggio azzurro, e adesso è un'altra partita sul 2-1. Adesso il Belgio deve cambiare tipo di atteggiamento, ci deve lasciare maggiori spazi. Motta, saltato di netto l'uomo, ancora Motta, palla nel mezzo, Japa Vieira, 3-1 sul passaggio di Motta, perfetto per Japa Vieira. Avete visto come ha allargato il piattone e l'ha messa dentro, 3-1 più 2 per l'Italia, l'avevamo detto, siamo stati facili profeti. Imbucata per Leo, colpo di tacco, bravissimo Miarelli che ha capito tutto, bravissimo. A casa Stefano Marmarella può essere tranquillo perché i pali sono ben coperti. Diniz, palla sul sinistro, ottima subito opportunità per i nostri avversari, poi possiamo ripartire, 3 contro 2 con De Matos, scarico per Tony Dandel, 4-1 con Tony Dandel, siamo ripartiti benissimo, più 3. Risposta di Idrissi, rimane in possesso Japa Vieira, a rimorchio c'è Motta, riceve, rimaniamo ancora in possesso, Japa allarga per Murillo, chiudiamo noi in possesso, gli applausi di tutta la panchina azzurra, Italia-Belgio finisce 4-1 e noi siamo qualificati al prossimo europeo in programma in Olanda, gennaio e febbraio del 2022. Subito i complimenti al CT Bellarte e alla sua nazionale, un risultato importante per il mondo del calcio a 5 italiano.